Benvenuti alla settima giornata del campionato di Serie A di calcio 11 di Sportland. Si affrontano Ravizza e Jeddah Academy. Tiene palla all'esterno, prova a centrarsi, prova il tiro, fuori di poco. Che salta tutti e segna, conclude a rete, gol, grandissimo gol di Bentivoglio. Recupera palla però Ravizza. Allora, solita percussione. Cercato in area Bentivoglio, 1-2, conclude, grandissimo gol di Rabdi, che è pericoloso da inizio partita, si merita questo gol. Appoggia per Iannu, spalle alla porta, Vaghi, cross in mezzo di Vaghi, in zona nessuno, ci arriva Vacca, poi tiro fuori di Macri. Crepe di Venti che però perde un brutto pallone, allora in area ci prova Andrijanovic, che però spedisce sul fondo. Iannu, punta l'uomo, Iannu, pallone in mezzo, cercare De Pascalis che però conclude sul fondo. Pallone per Neves che si appoggia dietro, prova il tiro, il 7 che imbuca all'angolino e riporta Jeddah in corsa, 2-1. Tiene palla, nonostante il contrasto, De Pascalis cross in mezzo, ci arriva bene. Poi tiro da fuori di Cecchini, che però si conclude sul fondo. Pallone in zona Prengi, che salta l'uomo con un tunnel, Prengi, da solo davanti alla porta, Prengi, fuori di pochissimo. Grandissima azione di Prengi. Appoggia per Vaghi, cross in mezzo, pallone buono! Golasso, pari, 2-2, golasso del 23, che si fa trovare in area e conclude battendo il portiere. Jeddah recupera palla, Jeddah 1 contro 1, appoggia per Macri che prova il tiro, fuori di molto. Spazza, però il pallone arriva in zona Andrijanovic che prova il tiro, parata. Pallone in profondità di Jeddah che trova il numero 10, lanciato solo davanti alla porta. Golasso di Adabbo. Arembaggio, Ravizza, pallone in mezzo, Graf prova il tiro. Rivera, palla profonda, zona Jeddah che controlla col petto, non bene. Finisce qui, 3-2, la Jeddah Academy. Hai segnato il gol partita che valse la vittoria dei tuoi. Cosa pensi della prestazione della squadra? Penso che siamo partiti con la testa giusta, abbiamo abbassato un po' il ritmo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo, ma siamo portati a casa questa vittoria, abbiamo cambiato ritmo all'inizio secondo tempo, quindi non possiamo lamentarci. Siamo portati 3 punti a casa che ci servono, sono importanti.